Ci siamo pronti. Ciao a tutti, ciao, benvenuti in questa nuova live. Io sono Alessandro Restivo e sono un orologiaio. E facciamo queste solite live il martedì e il giovedì per dare un'occhiata un pochettino al mondo delle riparazioni, al mondo dell'orologeria. E ci passiamo un po' di tempo qua in amicizia con qualcuno che si va collegando in tempo reale tramite la chat e poi magari rivedere un attimino il tutto se c'è qualcosa di interessante veramente. Riproporla come video. Questa piccola introduzione è soltanto per chi è che non conosce il canale. Chiaramente, già chi mi conosce non ha bisogno neanche di seguire questa parte iniziale, però serve soltanto appunto per chi è che entra in live. A volte mi rendo conto che io do per scontato che tutte le persone che entrano già mi conoscono. In realtà non è così. YouTube è molto grande. Può capitare qualcuno che passa, vede il mio video, non sa di che si tratta. Almeno nella parte iniziale diamo questa piccola presentazione. Bene, un attimino controlliamo la chat, vediamo già chi sta cominciando ad entrare. Sapete bene che la parte iniziale è sempre più una questione di introduttiva, aspettare qualcuno che entri e poi magari passare al banchetto e a vedere di che dobbiamo parlare oggi. Io al momento ho un cartiere che dovevo controllare, ma lo vediamo insieme. E poi oggi avrei tanta carne al fuoco, ma non so se riuscirò a proporre un po' tutto quello che ho qua sul banchetto. Comunque, diamo un'occhiata da capo alla chat, così comincio a salutare chi è che è già entrato. Ciao Roberto, visto che sei il primo. Ciao Luis, benvenuto. Ciao Salvatore Cusimano, ciao Davide Ferrara, Paolo Gnoffo, grazie per il riscontro Paolo, come sempre gradito e utile. Paolo video per tutti. Ciao, ciao Giorgio, ciao Barbarologeria, ciao Giorgio. Riccardo Argenteri, buon pomeriggio. E buon pomeriggio a tutti. Allora, intanto Riccardo già mi sta chiedendo: buon pomeriggio Alessandro, un consiglio per una lente per guardare meglio i bilancieri. Allora, se dobbiamo parlare di bilancieri per quanto riguarda la spirale, quindi arrivare proprio nel particolare, andare a controllare la spirale, le posizioni della spirale, i vari controlli da fare per quanto riguarda la spirale quando cammina all'interno delle spinette e il controllo in piano, potrebbe bastare la lente di controllo normale. Io uso. Ma considerate che io ho 56 anni, quindi nel tempo ne ho cambiate diverse. In base all'età, anche questo è importante andare a controllare. Si parte quando si è giovani già con una 4, parliamo di numerazione per quanto riguarda la Bergen. La Bergen utilizza una numerazione, non credo che sia legata più alla moltiplicazione della visione delle visualizzazioni, ma sarà più legata a una sua catalogazione interna. Quindi inizio con la 4 della Bergen, che è più lenta, riesco a leggere, si riusciva a guardare bene anche da lontano, un ingrandimento abbastanza importante. Adesso sono arrivato alla 2,5, ma mi sa che quanto prima anche questa diventerà una 2, perché devo andare sempre più ad aumentare. Questo è per quanto riguarda quindi il controllo normale, una lente di controllo. Per quanto riguarda invece il controllo più nel dettaglio, quindi entrare più un ingrandimento maggiore, questa qua è sempre della Bergen, è catalogata come una 12 per la numerazione di questa lente. Onestamente, non si legge più. Aspetta un attimo, ah, c'è proprio la referenza. Quindi, la referenza di questa lente che ho io al momento, che è questa qua con la doppia focale, con la doppia lente. Questa qua la referenza è 14500, scusa, 1458A. E mi porta un trattino a una 12 per di ingrandimenti. Questa però considera che non so se adesso questa referenza è ancora una referenza attuale, perché ce l'ho dall'inizio, perché è una lente che viene usata pochissimo e quindi non ha un ricambio veloce come può essere questa qua di controllo normale. Perché questa volendo la lente, poi i graffietti, la lente si comincia a rovinare, la vista comincia a degradare e abbiamo problemi di sostituzione. Questa è una risposta, spero di aver chiarito, una risposta per Riccardo Argenteri. Allora, Miro Stolfi, buon pomeriggio anche a te. Luis, ti aspettavamo alla fiera di Pescara. Sì, allora, no, per le fiere di Pescara l'avevo già accennato, anche se mi aveva detto di se riuscivo a fare una scappata. Non è così semplice fare queste scappate così toccate e fuga. Io ho programmato, sperando che vada in porto, che già diverse fiere dove dovevo essere presente, per vari motivi logistici o principalmente problemi legati ai tragitti con gli aerei e con tutto, sono andate in porto. Non sono andate in porto, quindi adesso io vado programmando, sì, ma fino a un certo punto.
c'è questa qua di Napoli dove c'è la fiera organizzata da Mariano del canale MDM Vintage Orologi con l'associazione ADOC che hanno organizzato questa fiera. Ho prenotato i biglietti di aereo a salire mia moglie, però ripeto, non è facile per noi di qua. Io sono, sapete bene, il negozio è Motta Sant'Anastasia, provincia di Catania, quindi neanche in città, vabbè, siamo molto vicini, però non siamo in città. E salire, prenotare, poi magari non avere il tempo per poter salire. Già ho rovinato diversi biglietti aerei, anche per questo. Quindi non lo so, ci devo pensare un attimo. E poi credo che Pescara, da un punto di vista proprio logistico, non era facile da arrivare per me, per quanto riguarda l'aereo. Perché credo che l'aereo arrivasse da Ancona, e sono tu Ancona, Pescara. Le distanze, però, ripeto, non è a Napoli, arrivo proprio a Napoli. Con un taxi mi sposto direttamente, non ho grossi problemi. Mi auguro e spero. Ok, dai, andiamo avanti. Allora, Fabrizio Borghesi, buonasera, buon pomeriggio anche a te. Ricaggete, grazie Alessandro, anche perché io ne ho 59, quindi la vista. Siamo là, io ne ho 56, tu ne hai 59. Ci stiamo avvicinando, grazie a Dio, alla terza età, piano piano. Speriamo che ci arriva, anche quella è una fortuna arrivarci e arrivarci in salute. Allora, stavo dicendo diversa carne al fuoco e adesso vedremo un attimino perché sto dicendo questa frase. Però per prima cosa vorrei un attimino passare nel banchetto e cominciare ad inquadrare questo cartiere, perché vorrei dare un'occhiata veloce. È stata una riparazione che avevo fatto un anno e mezzo fa, o quasi 2 luglio del 2021, però il cliente me l'ha portata stamattina con la TIGI in mano, col discorso cambio dell'ora. A volte vi dico che il cambio dell'ora non è così semplice e naturale come possa sembrare, come molti diciamo, ci vuole a cambiare l'orario, e qualche problema può sempre verificarsi. Il cliente è venuto con la TIGI in mano e un cartiere, il che mi fa un attimino preoccupare, perché quando parliamo di cartiere con i movimenti questi qua è un quarzo, quindi voi altri sapete benissimo, il martedì sto cercando di dedicarle ai quarzi, è un quarzo, ma sapete, non è. Con la cartiera è sempre un punto interrogativo trovare la fornitura, reperire i ricambi, è sempre un qualcosa che, ad avere problemi, non è così inventato. Allora, Giulio, eccomi qua. Bene, Giulio, buon pomeriggio anche a te. Sì, ero un po' preoccupato, vedevo che ancora non hai rispondato, adesso che ti ho visto sono tranquillo. Ok, dai. Paolo Zingarlini, buon pomeriggio. Lucente Luciano, buon pomeriggio anche a te. Giovanni Tartaglione, buon pomeriggio. Bene, mi fa piacere che scrivete. Io vedo 20, 20 spettatori simultanei. Mi fa piacere che mettete comunque sia quel minimo di commenti che mi dà la possibilità di interagire anche con voi in prima persona. Allora, c'è l'aeroporto di Pescara. Spero valga l'invito per la prossima. E l'aeroporto di Pescara, non so però se c'è il volo diretto Catania-Pescara, perché io ho parenti nel marchigiano, quindi so che loro quando vanno là prendono quello per andare ad Ancona come volo aereo, quindi non so se Catania Pescara c'è, possibilmente magari a Pescara si ci arriva da qualche altra aerostazione, non diretta Catania Pescara, poi magari mi sbaglio e c'è, ma non ho guardato, devo dire la verità, non l'avevo tenuto in considerazione perché sono saltati diversi eventi per quanto riguarda gli incontri con le fiere, e allora adesso un attimino prima di fare qualsiasi cosa vado con i piedi di piombo e ci penso un pochettino, se no devo salire con la macchina. Allora dai, guardiamo un attimino velocemente questo orologino qua, poi voi altri come al solito se avete la possibilità tranquillamente scrivete con piacere, io se posso rispondere come al solito rispondo volentieri, l'avevo già aperto prima di andare a pranzare, adesso me lo ritrovo qua, vediamo di che si tratta, come al solito c'ho anche telecamera montata, tutto sistemato, le macro, vediamo se si comporta bene, sto cercando di sistemarla al meglio così per non avere grossi problemi. E continuiamo, dai. Devo capire un attimino, adesso un attimino togliamo il quadrante vissuto, vi faccio vedere questa differenza praticamente di colorazione, com'era, perché già l'orologio ha la sua età. Vediamo con la macro, vi faccio vedere il colore di com'era e come è diventato nel tempo con i raggi solari, con l'illuminazione esterna dell'orologio. E allora, dove sei? Andiamo qua. Siamo sulla 2. Vediamo se è messa a fuoco. Ok.
sembrerebbe che sia messa a fuoco. E vedete questa doppia colorazione che si vede nel bordo, colorazione più chiara e colorazione più scura. Proprio è perfettamente circolare, non è stato stampato così di fabbrica, ma è stata una colorazione che ha preso il viraggio interno, cioè il fatto di essere più scuro nella parte interna, è una colorazione che ha preso in base al, appunto all'illuminazione, al sole, principalmente proprio alla luce esterna vera e propria, perché non c'erano parti umide, non c'è umidità all'interno, quindi non credo che ci siano stati problemi di infiltrazione di acqua. E comunque sia, si sarebbe anche vista nei bordi. Invece qua, come vedete, non c'è questo problema di macchie di ruggine. È principalmente un problema legato proprio all'irradiazione solare, all'illuminazione esterna della luce solare, o se, della luce diurna, ecco, mettiamola così. Abbiamo queste lancette azzurrate, sicuramente saranno state azzurrate al fuoco, perché la Cartier comunque sia faceva sempre prodotti, anche se al quarzo, sempre di qualità. Questo qua è un Cartier Santos, modello donna al quarzo, datato, ripeto, non è un orologio di ultimissima generazione, e anche questi passaggi di colorazione ci fanno capire che non è nuovo nuovo come orologio. Vediamo se c'è qualcun altro, c'è il rapporto di Pescara, questo l'avevo già letto. Grazie per l'invito per la prossima volta, Luis. Enrico Gazzini, buon pomeriggio anche a te. E allora, un attimino adesso devo liberarmi il quadrante, perché voglio andare a vedere al di sotto come mai questo diretto non aggancia la tige. Io proprio ho fatto una prova poco fa, per quanto riguarda una prova veloce, chiaramente. Poi dovevo andare a pranzare. Ho fatto una prova veloce, l'orologino è piccolino come dimensioni, questo qua sarà un 8 e tre quarti, forse nemmeno. Fatto una prova, ma purtroppo entra e esce liberamente. Adesso devo capire se c'è qualche problema di tiretto rotto o c'è qualcos'altro. Cioè, un attimino che vediamo se, perché non ricordo se questo qua il tiretto si gestisce dal sottocircuito oppure l'audio si sente, sì, oppure se devo rimanere stretto devo andare sotto al quadrante. No, probabilmente basta togliere il circuito, vediamo se riusciamo a fare l'operazione senza smontare il quadrante. In questo caso utilizzo un portamovimento di quelli piccolini, faccio vedere l'orologio, anche questo qua prima di smontare ve lo faccio vedere al di sotto della con la macro. Ho troppi. Allora, Giuseppe De Paolis, buon pomeriggio Giuseppe. Allora, siamo qua con la macro e vediamo un attimino questo orologino qua. Come vedete Cartier, avviciniamolo un pochettino. Il calibro è un calibro 87, adesso non ricordo male, questo qua non dovrebbe essere un modello che è stato prodotto dalla Jaeger-LeCoultre, ma non vorrei dire una fesseria, ma credo comunque sia che la casa produttrice di questo modello non sia proprio la Cartier, ma sono prodotti fatti da altre case che poi anche la Cartier ha adottato per i suoi orologi. Che se non ricordo male questo tipo di movimento viene montato anche da altre aziende. Vediamo un attimino, quindi, come dicevo, parte il fatto, vabbè, la scritta è evidente, 7 jewels, il calibro, vedete i rubini, ci sono quattro rubini qua per quanto riguarda il treno di ruote, dal motorino passo passo che è questo qua con il treno di ruote, e poi al di sotto sicuramente ci saranno gli altri rubini per quanto riguarda la parte, le contropietre sottostanti per quanto riguarda le ruote. Sicuramente per essere 4 qua ce ne saranno altre 3 sotto queste 3 ruote, non nella secondiera centrale, perché la secondiera centrale in questo caso si fuoriesce sotto il quadrante. Togliamo un attimino questo. Buon pomeriggio Giuliano, buon pomeriggio anche a te. Allora, togliamo un attimino questo circuito, perché appunto andiamo a vedere questo diretto come va nell'aggancio, se è rotto, se c'è qualcos'altro. E poi, come dicevo, avevo qualcos'altro che penso di proporre per la prossima live, però vi do questa anticipazione per la prossima live, perché è stato un caso che oggi
sono entrati in questi giorni due orologi quasi identici, che veramente sono quei casi che tu quando ti capita dici, neanche se volevi farla apposta ti poteva capitare. Ma dopo vi faccio vedere di che sto parlando e di che cosa parleremo il prossimo giovedì, mi auguro. Magari può essere che mi organizzo e lo faccio anche prima, ma devo un attimino capire i tempi. Anzi, per questa occasione vorrei un attimino invitare anche a Stefano. Quindi devo contattare Stefano, magari anche lui parteciperà nella live, devo vedere come riesco a farla. Perché purtroppo con StreamYard abbiamo problemi di trasmissione dati. La StreamYard non ha una trasmissione a Full HD. Adesso c'è una nuova ditta che sta facendo, è uscita, è entrata da poco, però ho visto che ha molti mark per quanto riguarda la pubblicità che sono molto grossi, molto evidenti, quindi non so se riuscirei ad utilizzare quella là. Abbiamo il nostro ponte superiore sparluccicante con tutte le lavorazioni per quanto riguarda la copertura del circuito, e qua siamo nel circuito sottostante. Sì, infatti mi fa intravedere il tiretto. Adesso vediamo perché non aggancia, speriamo che non sia rotto, ma ho paura, comincio ad avere paura che possa essere rotto. Ecco fatto, tiretto rotto. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Questi sono problemi che purtroppo vi faccio vedere come è combinato. Adesso questo qua sarà un problema, non so neanche che fine ha fatto, perché io non l'ho visto uscire questo pezzettino di tiretto. Ora o è finito in mezzo alle ruote, magari la calamita se l'è attratto, o non lo sto vedendo io, o magari è finito sotto il quadrante. Comunque vi faccio vedere questo passaggio e poi dopo cerco un attimino questo pezzettino che si è rotto. Vediamo questo diretto, non so se c'ho qualcosa di simile dentro, perché tempo fa mi è successo qualcosa di simile e poi forse l'avevo comprato e tenuto dentro per fornitura, ma non lo sto vedendo. No, non ci sono, questo pezzettino non è uscito quando ho aperto l'orologio, se non l'avrei visto qua. Mi faccio vedere un attimino con la macro questo tiretto rotto, purtroppo. Allora, ciao Salvatore, dimmi. Allora Salvatore, essendo un orologio antico, a volte conviene mettere un goccio di olio e attendere lo secondino per evitare rotture. No, questo qua, allora, questo successo sicuramente è stato tirato un po' forte. Questo purtroppo può capitare, fa parte dei problemi che si vanno a verificare quando c'è il cambio dell'ora, spesso e volentieri. Allora, adesso lo avvicinerò un pochettino, comunque penso che già si sia dentro a vedere. Qua abbiamo il nostro tiretto, questo qua è il tiretto, come si vede. Questa qua è la parte terminale che dovrebbe andare ad ingaggiare la tige in questo punto, però come vedete non c'è niente. E adesso cercherò un po' meglio, magari tolgo di nuovo la tige, non vorrei che sia rimasto incastrato in qualche parte, ma non credo, qua sotto non c'è, no, ma non lo vedo. Quindi questo pezzettino o è uscito involontariamente, non vorrei che già è caduto e non me ne sono accorto, però, ma tanto non è, anche se fosse caduto non cambia niente, perché abbiamo questo problema legato al tiretto che deve essere sostituito, cioè non è una parte che si può ricollegare. E adesso andrò a guardare più da vicino, tolgo la tige, vediamo un attimino se riesco a vedere dove è finito questo pezzettino. Qua comunque sì, l'orologio, come vedete, è quasi tutto aperto dal lato delle ruote. Abbiamo il treno di ruote, le quattro ruote che ci sono qua, il motorino passo passo è... Aspettate che riesco a farvelo vedere. Il motorino passo passo si trova subito sotto.
questo qua. Questo è il motorino passo passo che si intravede. Potrebbe anche essere che se si era attratto questa parte qua col magnete, si è attratto quel pezzettino là che si è staccato. Lo vado a controllare meglio, tranne che se in qualche altra zona che non sto vedendo. Devo controllare sotto il circuito, perché sapete, a volte questi pezzettini si vanno ad attaccare in zone che uno meno si aspetta. Allora, vediamo chi è che c'è, se c'è entrato qualcun altro. Pietro Mazzola, buon pomeriggio. Ciao Pietro. Salvo Bertino, buon pomeriggio. Alessandro, allora Salvo, adesso faccio vedere un attimino che oggi mi è capitata una cosa. Mi hai dato l'autorizzazione per far vedere il tuo orologio. Io già ho anticipato che probabilmente giovedì farò vedere questo orologio, però ancora non ho detto di che orologio si tratta. Ma se aspetti un attimino ti faccio vedere una cosa strana che mi è capitata proprio oggi. E continuiamo con questo orologio. Allora, si vede che è rotto, perfetto. Robby, ciao, buon pomeriggio Robby. No, Salvatore, già è stato aperto, l'ho riparato, questo l'ho riparato nel 2021, però dal 2021 a oggi, voglio dire, adesso stamattina me l'ha portato il cliente, mi ha detto quando c'è stato il cambio dell'ora, mi è spuntato con la tigi in mano. Purtroppo queste sono operazioni che uno dovrebbe fare ogni volta, lezioni, a dire ai clienti: guardate, quando cambiate l'orario fate attenzione, gli orologi sono delicati. Poi in particolar modo questi qua, vediamo se riesco a trovare questo pezzettino, se è veramente in mezzo alle ruote, oppure, perché comunque sia poi si deve andare a cercare, o si cerca oppure lo devo smontare, ma che poi all'improvviso ci ritroviamo l'orologio fermo. Cambiamo. No, qua non si vede niente. Andiamo sotto il circuito. Niente, chissà che fine ha fatto. Qua non si vede. Sotto il quadrante non penso che possa essere arrivato, perché gli spazi sono molto piccoli. Non riuscirebbe a finire là sotto il quadrante per quanto riguarda le dimensioni che ha. Anche se poi comunque sia, lo andremo a controllare. Bene, dobbiamo cercare questo diretto. Speriamo che in fornitura si riesca a trovare. Ripeto, non è semplice da trovare, specialmente questi orologi qua. Quando succede con questi orologi è sempre un punto interrogativo. Li mettiamo da parte, facciamo due chiacchiere e vi do le anticipazioni per quanto riguarda le prossime live. Detto, oggi avrei fatto, avremmo parlato, infatti volevo mettere quattro chiacchiere per quanto riguarda il video, il titolo del video, della live, però mettiamo in protezione questo circuito, perché è veramente un circuito costoso e se si rovina sono problemi. Io devo cercare, forse c'è, no, mi sto ricordando che forse c'è il pignone scorrevole dentro e non il diretto. Vabbè, comunque questo li possiamo mettere da parte. E allora, ritorniamo un attimino nella live, questo circuito dell'orologio. Leggo se c'è qualcosa che mi avete scritto, dopodiché vi faccio vedere le anticipazioni per quanto riguarda il prossimo video. E poi vi voglio anche far vedere che mi trovo casualmente due orologi dentro che dovevo far vedere a un cliente. E ho il piacere di condividerli con voi, visto che abbiamo le telecamere attivate. Sono due Seiko bellini, da vedere e anche nuovi. Allora, Salvo Bertino, ok, fino alle 15.30 ci sono, no vabbè, ma anche prima, già alle 15.30 penso che avremo finito la live. Allora, che cosa
il prossimo video, spero, ripeto, per giovedì, di portare questo contenuto qua. E appunto il cliente, che avete capito di cui stavo parlando, Salvo Bertino, mi aveva portato un orologino, mi ha chiesto, dice, Alessandro, possiamo fare vedere la live? E l'orologino è questo qua. Matt dice, siccome non ci sono live di questi orologi, il Tissot PR516, un orologio comunque sia conosciuto da tanti, riproposto adesso ultimamente con queste serie nuove per quanto riguarda queste serie PR della Tissot, però chiaramente qua abbiamo l'orologio datato, quindi un orologio originale del periodo e non un qualcosa di riproposto attualmente. Questo qua è un orologio con movimento a carica manuale. Oggi si parla di quarzi, quindi non lo andremo a smontare, però vi faccio vedere che cosa casualmente è successo, proprio è stato un caso. Un orologio a carica manuale, movimento Tissot 782, se non ricordo male, -1, ma lo possiamo vedere perché l'orologio comunque si è aperto. Il cliente mi aveva chiesto appunto se potevo anche, oltre a fare la riparazione per intero, mettere una coroncina originale. Sì, sì, 782-1, questo qua è il movimento. Tutto sommato sembra in buone condizioni, comunque faremo la revisione, lo smonteremo. Questo è sicuramente un lavoro che spero di fare il giovedì prossimo, o se posso anche prima, perché sennò poi si fa troppo tardi anche per completare tutta la riparazione. Vedremo, vedremo. Questo è un discorso che devo ancora decidere. Qua ci sono le varie referenze nel fondello con le varie sigle per quanto riguarda l'orologio. Quindi stavo dicendo, questo qua è un PR516, carica manuale, con questo movimento. Dovevo sostituire, il cliente mi ha chiesto appunto se era possibile di trovare una corona quanto più coeva possibile. Io ho trovato questa coroncina qua, che è sicuramente una coroncina comunque usata, però è pur sempre una corona marcata Tissot. La faccio vedere adesso qua nella macro. Ci sono delle differenze sostanziali rispetto alla corona che c'è attualmente, perché non è una corona originale quella che c'è attualmente. Vedete una corona anche più grande per quanto riguarda la profondità della corona, ma quello che ho ritenuto opportuno è che questa corona potesse andare bene per due motivi. Uno, perché nel momento in cui l'ho montata, il canotto è il suo 2,5 ed è anche più corta come profondità, quindi diametro giusto per quanto riguarda la cassa, perché comunque sia, tolta questa corona, la cassa in pratica ha comunque un solco, un piccolo solco, un piccolo invito di dove andare a posizionare la corona. Faccio capire di che sto parlando. Questa tige probabilmente andrà sostituita perché è completamente nera. Adesso non si vede nella macro, ma vi faccio vedere. Questa qua è una tige che dovremmo per forza sostituire. Si vede molto buio questa telecamera, ma comunque questa tige deve essere sostituita, è una tige molto nera, quindi va sostituita. Stavo dicendo, praticamente l'invito della, vi faccio vedere questa parte qua. Allora, dove sei? Nella cassa. Allora, qua sembra un invito con una scanalatura molto profonda, ma in realtà questa scanalatura non è così accentuata come sembra dalle immagini. Però questo ci dà le dimensioni della corona che deve avere, perché la corona, nel momento in cui andiamo a prendere le misure, dobbiamo anche regolarci per quanto riguarda queste dimensioni, perché deve andare tranquillamente ad inserirsi qua dentro. Poi questa corona comunque verrà un pochino lucidata nella parte di sopra, deve comunque inserirsi pulita per quanto riguarda il tubo, e poi vedete, rimane, si intravede al di sotto il bordino per quanto riguarda il solco dove deve andare a lavorare la corona. Quindi io ho ritenuto che questa sia la corona più adatta per questo tipo di orologio, anche perché abbiamo una corona logata della Tissot. Sicuramente sarà una corona che è legata alla serie PR516, o comunque sia questi Tissot di quel periodo là, del periodo che vanno dagli anni 60, fine anni 60, fino a tutti gli anni 70. Quindi questo ritengo che sia una corona adeguata per questo orologio. Si è fatto la cerca su internet, poi dovremmo poi cambiare il vetro, ma ripeto, questi sono lavori che già il cliente aveva accennato e si è capito un pochettino bene il tutto dei lavori che devono essere fatti. Quadrante sottostante con qualche macchia qua e là, purtroppo c'è la parte, la vernicetta, la zapon che ci è messo sopra il quadrante, che comincia a saltare, è saltata in qualche punto in questo quadrante. Infatti ho detto al cliente, queste parti che vi faccio vedere di che sto parlando non possono essere ripristinate, perché purtroppo abbiamo problemi
Mi sono perso di che calibro si tratta. Questo qua è il PTSO 782-1. Stavo dicendo, se si riesce ad intravedere, avviciniamo un pochettino di più la macro, ci sono, in base poi anche i riflessi, però si vedono che ci sono delle macchie nel quadrante. Ora, prendete per buono che chiaramente noi altri, quando andremo a guardare il quadrante, non andiamo a inquadrare con queste macro per vederlo da vicino, però con i controluci si intravedono, ci sono questi punti qua, vedete al di sotto qua, c'è un punto più chiaro, qua è un punto di vernicetta che purtroppo è saltata e non si può ripristinare. E lo stesso discorso vale per questa parte qua, esterna. Qua si vedono due colorazioni distinte per quanto riguarda questo quadrante. Ma attorno ce ne sono altri punti, adesso non ricordo bene dove erano, però ci sono qualche altro punto c'è che ha questo tipo di problema. Però principalmente quelli più grossi sono questi due. Questa parte qua centrale, come vedete, e questa parte qua laterale. Bene, questo è per quanto riguarda questo quadrante, quindi queste parti devono essere, cioè rimarranno così, il quadrante rimarrà così. Però l'orologio sembra, ho sentito un rumore strano, il che mi preoccupa. L'orologio sembra abbastanza coevo, tutto sistemato, il vetro, questo qui è un vetro plex normale, c'era montato il vetro plex al contrario, cioè il cerchietto di tensione non era montato dritto, era montato al contrario. Io infatti l'ho uscito, ma questo sicuramente è stato sostituito nel tempo, ma ci può stare, voglio dire, non sono orologi che hanno prodotto ieri. Con questa corona spero che il problema si risolverà, perché l'ho vista che è quella più adatta che ho potuto prendere per quanto riguarda questo tipo di cassa. In questo orologio faremo questo tipo di intervento, ripeto, lo vedremo spero giovedì. Perché sto dicendo le casualità della vita e degli eventi, che se uno veniva e mi diceva guarda oggi succederà questo evento, cosa stranissima nella vita, ma mi sta capitando spesso e volentieri, il che vuol dire che appunto serve anche per il canale. Ecco qua cosa è successo oggi. Oggi mi è entrato questo altro orologino qua, se le luci ci aiutano. Purtroppo guardate cosa qua, cosa mi è entrato oggi, un orologio Tissot Automatic PR516, praticamente il fratello maggiore, possiamo così dire, perché mentre questo qua è un carica manuale, qua abbiamo un movimento automatico. In pratica il movimento che c'è attualmente qua dentro, adesso magari l'orologio, la cassa era durissima per aprirlo, stamattina per aprirlo è stato un traffico, però poi adesso l'ho lasciata lenta, vedremo anche il movimento all'interno. Però sto dicendo, questo è il calibro base di questo movimento qua. Come vedete lo stile della cassa è identico, ma non perfettamente uguale, perché appunto essendo una cassa con movimento automatico ha degli spessori diversi, delle altezze diverse, però lo stile, il design, vedete, si intravede, se li mettiamo così uno vicino all'altro si vede che questa qua è una cassa più spessa rispetto a questa. Quindi abbiamo un carica manuale e un orologio automatico, tutte e due PR516, che casualmente me li sto ritrovando contemporaneamente nel banchetto. E allora di questo ho detto, a questo punto io giovedì mi faccio una live dove farò vedere questi due orologi nel dettaglio, poi anche all'interno come sono fatti, se ce ne sarà occasione. Però adesso sto anticipando un attimino il tutto. Allora, qual è stata la particolarità dei due? Mentre questo qua mi ha detto il cliente che è stato un orologio comunque acquistato su internet, non aveva appunto delle parti coeve, anche il cinturino, se non ricordo male, non è coevo, però potrei anche sbagliarmi, magari il cinturino originale, questo non mi sto ricordando. Questo qua invece che è entrato stamattina è tutto coevo. Che vuol dire tutto coevo? Abbiamo un orologio mai andato dall'orologiaio, perché sì, l'ho visto da com'era stretto, serrato, completamente bloccato. Il vetro originale, abbiamo un vetro diverso, si vede, perché qua abbiamo una bombatura su tutto quanto il vetro. Quindi questi qua erano vetri che, pur avendo il cerchietto di tensione, perché all'interno c'è il cerchietto di tensione, l'orologio è tutto quanto bombato. Una corona originale marcata Tissot, ma appena diversa rispetto a quella. Quindi questo qua perché è diversa? Perché la cassa comunque ha un solco maggiore rispetto a questo qua, cioè mentre qua abbiamo un accenno di scanalatura dove va ad inserirsi la corona, qua abbiamo proprio una corona che si va ad inserire per intero all'interno della scanalatura. Io adesso non so se si riesce ad intravedere, magari lo faccio vedere un attimino con la macro, però non vorrei fare troppo, io volevo fare a stento un piccolo spoiler e poi magari rivedere il tutto insieme giovedì prossimo. Vedete, si vede proprio il solco che è diverso per quanto riguarda la corona, proprio abbiamo una corona che entra
all'interno del solco, in parte viene anche ad inserirsi nella cassa per pochi decimi, però avviene questo passaggio. Come ho detto, il movimento è un movimento molto simile, ma a questo punto io non vorrei andare oltre, perché sennò veramente ve li faccio vedere adesso, chi si è visto si è visto. Solo che vi voglio appunto anticipare che questi saranno i prossimi orologi per la prossima live, per giovedì prossimo. E adesso li mettiamo da parte, questo qua lo rimettiamo qua dentro. Dico, sono casi della vita, è stato un caso che mi sono ritrovato due orologi identici, o perlomeno molto simili, identici nel quadrante, perché se vedete, a parte la scritta qua automatic e qua senza scritta niente, sembrerebbero due orologi identici, però abbiamo queste differenze del movimento, automatic e non. E se poi giovedì abbiamo Stefano che partecipa in questa live, vediamo, poi magari mi organizzo, se riesco a contattarlo, cerchiamo di organizzarci, magari lui ci sarà da dare delle informazioni di più per quanto riguarda questo orologio, perché si chiama PR, perché il 516, vedremo un pochettino se si riuscirà ad andare avanti con questo discorso per avere magari una live un pochettino più completa. Mi farebbe piacere, visto che ripeto è stato un caso di trovarmi questi due orologi, l'automatico è entrato stamattina, è stato un caso di ritrovarmi questi due orologi quasi identici, e ripeto, non è una cosa di tutti i giorni trovare due orologi che arrivano direttamente dagli anni 70, uno in particolare, forse, ripeto, non ci mettono la mano sul fuoco, ma credo, a detta del cliente, io dovevo essere stato il primo ad aprire questo orologio, perché non ho motivo di non crederci, perché era di un bloccato e di un serrato che non vi posso dire, ho dovuto usare la potenza, mettere i tasselli esatti per poterlo smontare. Questo è per quanto riguarda la prossima live di giovedì. E a questo punto vedo che pochissimi stanno scrivendo, vediamo un attimino che c'è qualcuno che scrive, perché poi volevo fare vedere anche il cinturino, è stato acquistato da me, non originale, incidenza assurda, vedi Salvo, mentre nell'automatico il cinturino è originale, non posso farlo vedere, o perlomeno potrei farlo vedere, ma in parte, perché c'è anche una dedica in quel cinturino, infatti questo mi ha fatto piacere stamattina quando il cliente me l'ha portato, una dedica importante che quando ho capito è stato un regalo in famiglia. Allora, la dedica nel cinturino, trovare una data, una dedica, ci dice anche quella data, quella dedica ci dice anche la data di acquisto, perché molto presumibilmente fu fatta nel momento in cui è stato acquistato. E abbiamo la data del 71, quindi questo orologio si immette proprio in tutto e per tutto. Abbiamo 52 anni di orologio perfettamente intatto, così com'era quando è stato acquistato. Quindi un caso, veramente, è stato un caso e mi fa piacere averlo fatto vedere in questa anticipazione, e poi se potrò la farò vedere insieme nell'altra live del giovedì, perché il giovedì smontiamo i meccanici. Allora, Sabatino, buon pomeriggio. Allora, i nuovi Tissot con certificazione Costco, secondo me non bisognerebbe farseli scappare, costo contenuto con spirale libera inserisce, non lo so, vabbè, allora è tutto relativo. Per esempio questi orologi, per quel poco che ho letto oggi, ho dato un'occhiata, una prima occhiata quando questi orologi, quando uscirono all'inizio, non erano così richiesti e così venduti come uno può pensare. Poi sono passati 10 anni, quando ho capito, ripeto, da quelle poche informazioni che ho potuto reperire sul web, passati 10 anni, e grazie a una pubblicità un pochettino più accentuata, sono rientrati in auge e hanno ritrovato la loro giusta posizione per quanto riguarda la vendita di questi orologi, e poi sono diventati nel tempo, ora sono ricercati come orologi, anche se non credo che siano orologi molto cari, però sono entrati con giusto merito. Per il Tissot di oggi, possibilmente fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, perché qua parliamo di orologi di 50 anni, succederà la stessa cosa. Io ho i miei dubbi, però tutto è possibile. La Tissot di oggi non è la Tissot di quel periodo là. Considerate che questo qua, per quel poco, ripeto, che ho potuto leggere, riflettete bene che io non sono un appassionato, uno storico di orologi di vintage, però per quel poco che ho potuto leggere, questo qua è stato l'ultimo movimento di manifattura Tissot che è stato prodotto per quanto riguarda appunto la manifattura interna Tissot. Poi dopo sono stati inseriti, inglobati con altre aziende, probabilmente subentrata la crisi del quarzo, e quindi ci siamo ritrovati con altri prodotti. Stavo dicendo, oggi una live strana, dove parliamo di tante cose,
Siamo passati dal quartiere al quarzo, agli orologi Tissot, e adesso mi ritrovo appunto dentro questi due orologini qua. Sono due orologi nuovi, due orologi Seiko. Li farò vedere tutti e due da vicino con la macro e tutto, per farvi vedere anche la qualità di Seiko oggi nei suoi prodotti, negli articoli che vengono venduti. Questo qua è un modello, credo che sia del 2020, va bene o male, anche se è del 2020. Viene comunque riproposto con diverse varianti di quadrante e tutto. Cambiamo un attimino di nuovo la telecamera e vediamo intanto questo primo orologio. Eccolo qua. Aspetta, purtroppo accontentatevi di queste immagini, poi magari con la macro spero che saranno più visibili a livello qualitativo, però abbiamo un bellissimo orologio. Allora, questo è un Seiko Presage con referenza SSA 409J1, credo che sia anche un orologio per quanto riguarda il modello, un'edizione limitata per quanto riguarda questa colorazione di quadrante. Non vorrei però sbagliarmi, ma come vedete non viene percepito, ma è un bianco, non perfettamente bianco, ha un effetto madreperlato. Però questo effetto madreperlato, come vedete, c'è una specie di disegno all'interno del quadrante a forma di, non lo so come chiamare, alveare, perché praticamente reticolato, c'è questa forma particolare sono sei lati, quindi sì, pentagono, esagono, scusate, queste forme esagonali che viene richiamate in tutto il quadrante, che appunto sembrerebbe un alveare. Questo mi dà come effetto, però i rombi non sono tutti uguali. Abbiamo due colorazioni che vanno cangiando, sono cangianti l'una dall'altra, ma ripeto, dal vivo dà un bellissimo effetto. Corona, una corona a vite normale. Abbiamo in questo caso un movimento, un 4R38, un movimento a vista anche in questo caso. Bilanciere a vista, sì, retaggio del passato di Hebdomads, possibilmente. Chissà quante aziende hanno riproposto questo articolo. Vedete il movimento, questo qua è 4R38, come viene riproposto, movimento a vista, open earth, come si suol dire in questi casi, quando c'è il quadrante col foro che ci fa vedere il bilanciere, che adesso andremo un attimino a caricare, a vedere con la macro altri particolari, perché la Seiko, come si vede bene, per quanto riguarda le rifiniture, specialmente oltre che della cassa del quadrante, dalle lancette agli indici, fa sempre delle lavorazioni veramente interessanti. E dopo ne abbiamo un altro da vedere. Sì, nitro d'ape per tutti gli effetti. Allora, spero che con la macro si riesca ad apprezzare di più questa colorazione. Vedete che c'è questo effetto, ci sono alcuni esagoni, quindi questo nitro d'ape che su tutto il quadrante viene riproposto con delle colorazioni diverse. Purtroppo, ripeto, la macro non ci dà un grande aiuto per quanto riguarda. Vediamo se posso abbassare questo. Ecco, così magari ci dà più un effetto dal vivo, perché un colore, io lo definisco un color panna, cioè non è un bianco bianco, ma è più un bianco madreperla, questa colorazione panna con questi effetti particolari sul quadrante. Adesso dopo magari proviamo ad ingrandire un pochettino più da vicino per farvi vedere le particolarità sia degli indici che sono lavorati in maniera sempre impeccabile, altrettanto per quanto riguarda le lancette. Ecco. E poi abbiamo la macro. Questa macro, uno dei difetti che mi stanno capitando spesso è che va fuori fuoco senza motivo. Allora, mettiamolo un attimino con una giusta inquadratura e poi mettiamo bene a fuoco il tutto. Allora, sei qua. Io credevo di aver spento, ecco, l'illuminazione. Allora, vediamo così. Penso che meglio di così, purtroppo, forse non posso andare. Qua abbiamo questo effetto particolare. Vedete, io mi avvicino un pochettino. Guardate questo effetto del quadrante. Con questo disegno, con questa lavorazione particolare. Questi rombis, questi. Buon pomeriggio. Ciao Angelo Montepaone, buon pomeriggio. Questo nido d'ape che è proprio richiamato con questi esagoni. È molto bello da vedersi. Quadrante, mi ha
mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. Lavorato molto bene. Vedete gli indici, io posso andare anche più nel dettaglio per quello che possiamo vedere in questa macro, però vedete proprio abbiamo anche gli stessi indici spazzolati su diversi lati. Noi non abbiamo un indice univoco piatto, ma mentre abbiamo questo che è una doppia spazzolata, dov'è? Questo qua, come vedete, è lucidato da due lati, qua abbiamo invece già tre facce. Abbiamo due facce laterali. Vediamo se riesco ad inquadrare un po', zoomare meglio. Due facce laterali e una centrale. Quindi vedete che tipo di lavorazioni fa la Seiko anche su orologi. Qua se parliamo di 619 euro, però pur sempre un orologio lavorato veramente bene. Andiamo nella parte del nostro quadrante aperto. Mentre vediamo al di sotto intanto il sistema di Incablock della Seiko con, va bene, con l'illuminazione che non ci aiuta. Spero di... Allora, questo qua è il sistema Incablock della Seiko. Abbiamo l'ancora che si intravede, un po' una parte di spirale che si vede che è in movimento. Adesso sta passando la secondiera. La secondiera sembra gialla, ma vi posso garantire che non è gialla, ma è color acciaio. Sì, purtroppo sono anche i riflessi che va a prendere per quanto riguarda, o forse è dorata. Si vede che, ah no, no, è dorata, è dorata. Scusate che non l'avevo vista bene. La secondiera è dorata, quindi richiama praticamente questo disegno che c'è nei rombi, nei, vabbè, ci siamo capiti, negli esagoni. Richiama il disegno dei design, degli esagoni, mentre per quanto riguarda le lancette centrali sono d'acciaio, color acciaio, così come gli indici. Quindi la lancetta è dorata veramente. Mi sembrava un riflesso, ma in realtà era dorata. Ciao Antonio, ciao, buon pomeriggio. Niente, questo qua è per quanto riguarda questo Seiko Presage, con tanto di scritta Presage. Giriamo un attimino velocemente, guardiamo anche il movimento, anche se nel movimento purtroppo c'è poco da vedere. Abbiamo la massa oscillante dorata rispetto a tutto il resto del ponte e delle ruote, che color acciaio. Abbiamo qua un bel peletto, ma credo che sia un peletto al di sotto della pellicola. Non lo tolgo perché essendo un orologio nuovo, questo l'ho preso soltanto per farlo vedere a un cliente che voleva fare un acquisto. Mi ha chiesto di portargli due orologi da vedere e ho detto facciamo una cosa, mentre ci siamo qua, vediamo anche questi passaggi qua. Sì, questo qua forse non è neanche un beretta, forse è soltanto proprio la plastichina che è graffiata. Ma comunque abbiamo questo qua che è il, come dicevo, il 4R38, un movimento abbastanza comune. Stesso quasi identico al 4R35, quindi la serie 4R della Seiko. Questo per quanto riguarda questo movimento. Adesso un attimino andiamo a vedere l'altro orologio. Questo qua lo possiamo, lo rimettiamo nell'astuccio un secondo. Come dicevo, essendo una collezione serie limitata, anche l'astuccio che ho qua comporta in aggiunta all'orologio anche un secondo cinturino. E questo lo possiamo posare. La chiusura è una chiusura a farfalla di quelle là proprio di Pleiad. E poi abbiamo un altro Seiko, anche questo qua un po' più conosciuto forse del primo, però entrambi molto belli da vedersi in prima persona perché hanno delle colorazioni e dei colori veramente particolari. Anche in questo caso abbiamo un orologio di serie limitata. Questa è una serie anche questa qua è proprio del 2020, non so se anche quella là era del 2020. Comunque tutti e due orologi con questa serie limitata, probabilmente la serie limitata è più che altro legata ha un discorso sia di presentazione nell'astuccio, quindi con doppio cinturino, anche questo c'è un doppio cinturino, e forse nelle colorazioni di abbinamento cinturino casse, cinturino quadrante, perché questo qua l'ho cercato in un altro catalogo e non l'ho trovato subito. Ci sono altri colori, altri quadranti, ma non questo qua. Ok, e qua abbiamo il nostro secondo orologio della Seiko. Eccolo qua. Ripeto, non vi fate ingannare dai colori che può rimandare
la telecamera, ma fidatevi di quello che vi dico io, perché purtroppo non è proprio così. Allora, anche se questa colorazione sta uscendo un po' meglio rispetto a quella di prima, qua abbiamo un cinturino verde che si intravede forse meglio per quanto riguarda la colorazione, quindi cinturino verde e quadrante è un grigio verde, non è proprio verde, è un grigio verde. Questo qua, se non ricordo male, dovrebbe essere il modello Alpinist come tipo di orologio, però non potrei dire una fesseria, perché sapete bene che io sono a sbagliare, non ci sto niente. E infatti questa qua è una serie limitata, probabilmente sarà una serie limitata a 2020 pezzi, quindi si è fermata nel 2020 come tipo di collezione, e questo qua, la numerazione rientra entro i 2020 orologi. Anche questo è un orologio molto bello, sì, l'Alpinist, dovrebbe essere un Alpinist questo qua, esatto, molto bello per quanto riguarda la colorazione. Le dimensioni della cassa, devo dire la verità, preferisco più queste che quelle, perché là siamo ad una cassa di 40 e mezzo come dimensione di cassa, esclusa la corona. Con la corona già arriviamo a 44 mm, mentre questa qua già scendiamo a 39 e mezzo, quindi secondo me questo è, da un punto di vista di orologio, più indossabile, anche se pure questo qua con la corona credo che già superiamo tranquillamente, vediamo se non sbaglio, perché poi devo fare anche questi controlli, ma non vorrei toccare la cassa in maniera, sì, questo qua è 43 e mezzo, invece quello là già era 44, quindi già mezzo centimetro, sembra una fesseria, però si sente si vede anzi al polso, perché proprio già è più grande anche come orologio. Anche questo qua adesso lo vedremo un attimino più nel dettaglio con la macro. Corona a vite, mentre là c'era una corona normale per quanto riguarda la rimessa dell'orario. Adesso mettiamo il canonico 10:10. Vediamo se c'è qualche peletto che si intravede, ma sembrerebbe di no. E andiamo a vedere anche questo qua nella macro. Questo allora sono due colorazioni diverse, ma pur sempre ognuna con le sue caratteristiche, con le sue particolarità nella lavorazione del quadrante. Vediamo qua, possiamo mettere bene a fuoco, perché qua capite bene che in base a come mi muovo, basta che mi sposto pochissimo e l'inquadratura, infatti, come pensavo, se ne va a quel paese. Allora, questo qua, come si legge anche nel quadrante, accanto alla scritta Japan, mondo movimento 6R35 36, perché io lo vedo là, 6R35. Beh, quindi movimento 6R35, poi ci sono le varie referenze per quanto riguarda l'orologio. Come dicevo, è un quadrante colore grigio, un verde grigio, è un colore particolare, però anche in questo caso abbiamo numeri a rilievo, tutti quanti con sia indici che numeri, numerazione a rilievo. Lente magnificatrice per quanto riguarda il datario, può piacere, può non piacere, ma in questo caso c'è, e per chi è che ha la vista ciecata come a me, può servire per andare subito ad inquadrare la colorazione, il numero della data. Doppia corona per quanto riguarda sia la corona, dicevo, la corona a vite. Oggi siamo di quasi recensione, io adesso sto svitando, vedete? Una bella filettatura, si intravede che c'è una bella filettatura in questo orologio, anche perché quando poi vado a riavvitarla se la aggancia subito. Mentre per quanto riguarda invece il reo interno, che va a girare grazie a questa corona, qua non c'è la corona a vite. Ora, questo cosa comporta? Vediamo se mi dice quante barre. Water resistant, 20 barre addirittura. Quasi sarei tentato di metterlo, se era un orologio mio l'avrei fatto, di metterlo nella macchina a pressione con l'acqua e vedere come si comportava, perché è strano che ci abbiamo una corona a vite che mi fa una bella filettatura e una corona a vite da per bene, mentre per quanto riguarda la seconda corona invece una seconda, il titale che già è quasi rotto, una seconda corona che praticamente mi va a spostare il reo che è senza filettatura. Quindi questi 20 bar dobbiamo fidarci di quello che ci dice l'azienda. Fatto sta che se succede qualcosa, in garanzia, l'acqua me la devono sostituire l'orologio. Stavo dicendo, per quanto riguarda anche la scritta, questa qua, come è solito fare dalla Seiko, per tutti gli orologi, anche i Seiko 5 super economici, la scritta rilievo con i piedini che si va a fissare nel quadrante. Quindi comunque lavorati bene. Non so se ha, ma credo di sì, a livello di luminescenza, per quanto riguarda le lancette, dovrebbe usare il Lumibright, che
il classico pasta, la classica pasta luminescente che utilizza la Seiko. Dovrebbe essere lei. Vado a guardare da solo, ma credo proprio di sì. Sì. Si vede, si vede. Si vede subito che basta che cambia. Guardate, non si vedeva, però se io vi vado a mettere, vi sto facendo vedere proprio un'immagine quasi al buio. Guardate che c'è qua. Anche gli indici si intravedono con i puntini di luminosità. Ho messo la mano proprio dove c'è la macro che sta comunque inquadrando. Quindi chiaramente la luminosità ce l'ha tutta questa pasta luminescente. E poi per il resto, come dire. Allora, un quadrante molto gradevole, non stanca, non è un quadrante diverso, non è né un nero né un verde acceso come il classico dell'Alpinist, però pur sembra un bel quadrante. Ah, io andavo a cercare la barra al di sotto nel fondello, ma abbiamo nel quadrante, vedete, io a volte mi distraggo, parlo di altro. Nel quadrante un'enorme scritta 20 bar. Sì, perfetto. Hai visto, Roberto, hai ragione, verde petrolio, non mi venivano le parole, meno male che ci siete voi, intanto mi aiutate. Verde petrolio, esattamente lui, è un verde petrolio. Anche se nel cinturino questo verde petrolio si vede più accentuato, perché vedete il cinturino già lo richiama in maniera più accentuata, però il quadrante, ma allora io direi più il quadrante verde petrolio, cioè scusate, il cinturino verde petrolio. Il quadrante non lo so se è proprio verde petrolio, perché ha questa colorazione tra grigio e verde. Il verde petrolio è più il cinturino. Che è il coso, però guardate, poi con le colorazioni basta cambiare la luce, cambiare l'illuminazione e cambiano 3000 colori, anche perché poi con questo effetto Soleil che c'è il quadrante all'interno, vedete, anche basta lo stesso movimento che faccio nel quadrante cambia colore. Comunque un orologino, anche in questo caso dei due, devo dire la verità, mi piace più questo che quello là, come portabilità, perché questo lo vedo più comodo da un punto di vista proprio di indossabilità al polso. Io non l'ho provato, anche perché non vorrei maltrattare più di tanto, posso soltanto poggiare, rendermi conto, ma sì, tutto sommato nel contesto, vi faccio vedere, nel contesto del polso, parliamo di un orologio comunque sia abbastanza comodo, mentre l'altro, la corona la vedevo un po' troppo sporgente, non era perfettamente di mio gradimento. In quel caso vedevo un orologio troppo in diametro grande. Andiamo, ripeto, partiamo da una cassa di 40 mm e mezzo più quella corona molto pronunciata e anche con una zigrinatura molto accentuata. Quindi là i segni nel polso sono sicuro che ce li ritroveremo sicuramente. Va bene, dai, sono le 3:20. Vedo che qualcuno, non c'è nessuno anzi che mi ha fatto domande, che ha scritto qualcosa. Vi siete gustati questa live? Io ritorno a ripetere così come ho detto all'inizio. Per chi non mi conoscesse, io sono Alessandro Restivo, faccio l'orologiaio riparatore, ho il piacere di condividere il mio lavoro qua in live, qualche volta porto contenuti diversi, come oggi abbiamo visto tre contenuti, tutti e tre in un'unica live, dall'orologio al quarzo della Cartier con il suo problema di tiretto, ai due Tissot PR516, a questi due Seiko. Oggi veramente abbiamo fatto una live, credo, molto variegata, con tanti prodotti. Avrei anche questo Zenith da farvi vedere. Tanto facciamola completa. Questo qua è uno Zenith mio. Guardate. Questo è uno Zenith mio che devo sistemare, probabilmente anche questo sarà un progetto di una live. L'unico problema di questo Zenith purtroppo è il fondello non originale. Questa è una piccola pecca, piccola grande pecca, però magari farò una revisione, lo sistemerò tutto e anche se il fondello non è originale lo metterò in vendita nella mia vetrinetta, dicendo in anticipo che il fondello non è il suo. Chissà che fine ha fatto, chissà dove è finito. L'ho cercato in fornitura ma purtroppo non l'ho trovato. Un fondello che potesse essere della Zenith adattato a questo orologio, cose che capitano, specialmente con gli orologi datati. Anche questo sarà un orologio degli anni 50-60, sicuramente. Monta uno Zenith 25-11 come movimento. Che in un primo momento l'avevo preso per pezzi di ricambio, però poi ho pensato bene che revisionato, sistemato con una live, lo vediamo tutti insieme e poi chissà, magari lo metterò anche in vendita nella mia vetrinetta. Basta così, dai. Vedete se c'è qualcosa che qualcuno che mi chiede qualcosa.
Sì, no, ritengo questo secondo più indossabile, lo vedo proprio più pratico da un punto di vista di dimensioni. Io non sono fatto per dimensioni molto grandi, molto enormi, sicuramente poi tutto sta anche in base al polso. Io ho un polso da credo 17, non vorrei sbagliarmi, ma non è tanto grande. Allora, vediamo se c'era qualcos'altro che mi ha chiesto qualcosa. Allora, Paolo, alpinista è un must, sì. E lo verisco verde e dorato, anche quello è carino, l'ho visto, ma il cliente preferiva più una gradazione di meno impegnativa. Al momento gli ho fatto vedere questo qua perché sono riuscito a reperire questi, però vedremo, perché forse lui gradisce più una colorazione più tendente al marrone, ma quello si deve richiedere, non ce l'avevamo disponibile al momento, però l'ho visto, gli ho voluto far vedere dal vivo l'orologio. Io vedo la cassa, ci sono lavorazioni veramente molto belle. Abbiamo cassole spazzolate lucide per quanto riguarda, però non essendo una vera e propria recensione, ho avuto tanto il piacere di farvi vedere così dal vivo. Chi lo sa, magari io per fare le recensioni mie degli orologi l'avrei dovuto smontare pezzi pezzi, guardare all'interno come è fatto il quadrante, come è fatto tutto l'orologio. Io, ma non essendo un orologio mio, non lo posso fare, non lo voglio fare, è un orologio nuovo, meglio non toccarlo. Allora, ok, dai, ci siamo già capiti. Io vi ringrazio a tutti per aver seguito questa live. Già ho detto che appunto sono Alessandro Estivo, faccio l'orologiaio. Seguitemi il martedì e il giovedì quando riesco a fare le live, poi ogni tanto metto video così, di tanto in tanto. Come sto dicendo spesso ultimamente, curate i vostri segnatempo. Un saluto a tutti, alla prossima. Da Alessandro Restivo. Stacco, sennò poi chissà comincia a far nevicare. Ciao a tutti, ciao ciao. Robby, per i veneziani, così me lo mandano, lo farò con piacere. Stacco, dai.